Sono stati premiati ieri sera i vincitori del concorso internazionale di poesia Monse Aureus Città di Montelepre. Sentiamo chi sono in questo servizio. Sono stati premiati ieri sera i vincitori del concorso internazionale di poesia Mons Aureus Città di Montelepre. Vito Moretti, Cinzia Demi e Maria Emanuela Coscia si sono classificati primi nella categoria edito. Per l'inedito sono invece saliti sul podio Emanuele Insinna, Francesco Palermo e Tiziana Monari, mentre il premio donna è stato conquistato da Maria Ivana Trevisani, BAC. La manifestazione, che si è svolta alla storica Torre Ventimiglia, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di diverse associazioni locali e regionali, partner del premio, del pianista Marco Giliberti, dei sindaci dei comuni di Capaci, Benedetto Salvino e Torretta Vincenzo Guastella. Hanno presenziato in giuria gli intellettuali Dante Maffia e Davide Rondoni, personalità di spicco del panorama letterario italiano. Il Mons Aureus, nato da un'idea del giovane Leonardo Gaio, è realizzato grazie alla collaborazione della locale Pro Loco e del comune, è diventato oramai un'istituzione per Montelepre. Un mondo sconfinato di interessi da parte dei poeti, e devo dire che in questo momento frastagliato di poesia che non si sa bene in che direzione vada, molti dei testi erano di notevole interesse. Pur nella diversità, come dire, dei toni, della lingua, degli argomenti trattati. Quindi diciamo che insomma ogni anno questo premio si arricchisce di partecipazioni sempre più interessanti. C'è un buon livello della poesia italiana, anche perché abbiamo alle spalle tanti maestri su cui appoggiarci. Maestri antichi come Dante, Petrarca, ma anche maestri recenti come Ungaretti, Luzzi, Montale. Quindi diciamo che l'Italia nella poesia è ancora campione del mondo e si vede anche in questi premi perché ci sono libri che spiccano come quello che ha vinto e sono sempre un'occasione per valorizzare cose nuove e anche per confermare questo fatto che in Italia la poesia è un'arte che sta in salute, forse perché è povera, ma sta in salute. L'opera che ha vinto? Un'opera di Vito Moretti, tra l'altro pubblicata da Carabba, che è un marchio storico della poesia. È una poesia forte, che non è accondiscendente col lettore, chiede al lettore di coinvolgersi come tutta l'arte vera, chiede sempre a chi guarda non appena un intrattenimento, ma chiede il cuore. Come accoglie questo titolo di ambasciatrice? Con grande onore e grande felicità, dato che appunto sono molto vicina alla Sicilia, dato che mi sono laureata qui. L'orgoglio dell'organizzazione del premio Mons Aureus è quello di avere una giuria, grandissimi nomi qui a Montelepre, qui a testimoniare che Montelepre c'è, che Montelepre è per la cultura e che il Mons Aureus sicuramente raggiungerà livelli altissimi anno dopo anno. Stasera si gettano le basi per la quinta edizione. Eh sì, abbiamo già parlato col presidente di giuria Dante Maffia, Tommaso Romano, giurato storico del premio Monsarius, quali potrebbero essere le novità della prossima edizione e come arricchire sicuramente il premio Monsarius e renderlo uno dei più importanti premi letterari italiani e internazionali. Ogni anno si arricchisce sempre di più di personaggi di elevatissimo livello culturale. Oggi abbiamo in giuria personaggi veramente importantissimi a livello nazionale e quest'anno abbiamo voluto a tutti i costi far venire qui tutti i vincitori. Quest'anno hanno partecipato più di 500 persone e per noi è servito soprattutto a far visitare quelle sono le meraviglie del nostro comune, ma contemporaneamente per mandare un messaggio molto forte ai nostri giovani. Attraverso appunto le poesie, attraverso la scrittura, riusciamo sicuramente a comunicare meglio.